Benvenuti nella stupenda chiesa di Santa Caterina d'Alessandria in Palermo, una chiesa particolarmente significativa per la storia della nostra città. Si tratta infatti di una chiesa monastica, cioè una chiesa legata al monastero di clausura papale delle suore domenicane, una chiesa che viene costruita dopo il Concilio di Trento. La struttura presenta queste due caratteristiche: il fatto che siano suore donne, domenicane, il fatto che è costruita dopo il Concilio di Trento. Potremmo dire che, come primo acchito, è un'affermazione del ruolo delle donne all'interno della storia della Chiesa, già dalla scelta del tipo di marmo che le suore hanno fatto. Ma soprattutto è un'affermazione dello spirito femminile all'interno della Chiesa, tenendo conto poi delle situazioni, delle scelte iconografiche che hanno fatto nella costruzione della Chiesa. Dicevo che è espressione del Concilio di Trento. Come sappiamo, il Concilio di Trento ha dato delle linee generali sul modo di costruire una chiesa tenendo conto delle problematiche che il Concilio di Trento aveva affrontato, ed era la problematica della riforma protestante. Come sappiamo, la riforma protestante ha una difficoltà di base storicamente dovuta al fatto che nessun vescovo della Chiesa Cattolica ha lasciato la Chiesa Cattolica scegliendo il protestantesimo. Ciò significa che nel mondo protestantico, mancando i vescovi, è mancata la continuità apostolica, cioè mancano i sacerdoti. Quindi mancano i sacramenti che, come tali, sono esercitabili solo dai sacerdoti: la confessione e la celebrazione eucaristica. L'altro elemento che sottolinea il mondo protestantico è la non intercessione dei santi. Sono gli elementi fondamentali che la Chiesa, questa Chiesa, rivendica proprio seguendo un po' le linee culturali e le indicazioni del Concilio di Trento. Tutta la struttura così ricca, così poderosa, ha dei contenuti per ogni singolo particolare. Niente è semplicemente un fatto estetico, niente è lasciato a caso, tutto è pensato per comunicare una realtà, quella religiosa, secondo appunto le idee delle suore che volevano comunicare alla comunità civile questa dimensione religiosa. Andiamo dalla parte destra della chiesa, che è la parte direttamente legata al convento. Questa parte legata al convento descrive il cammino spirituale dei cristiani, il cammino spirituale dei monaci domenicani come tale, e identificando poi il cammino spirituale delle suore domenicane. Alla prima colonna abbiamo questa stupenda opera del Ragusa, che è il racconto del profeta Giona, che secondo il testo del Vecchio Testamento, Giona è invitato da Dio ad andare a Ninive a predicare la missione che Dio gli affida. Il profeta, sapendo che Ninive è una città ostile, non vuole andarci e quindi si imbarca per andare in direzione opposta. Nella traversata succede un grande mare mosso, la nave sta per affondare. A quel punto Giona comunica ai marinai che la colpa è sua perché non sta obbedendo a Dio e che quindi è bene buttarlo a mare. I marinai, giustamente essendo tale, non vogliono buttarlo a mare, ma alla fine, dico, si decidono, lo buttano a mare. Giona viene ingoiato da un pesce, il mare fa bonaccia, questo pesce dopo 3 giorni e 3 notti lo deposita alla spiaggia di Ninive.
Questa è la parabola che viene raccontata in questo brevissimo testo del Vecchio Testamento. Su questa parabola Gesù Cristo ha dato l'interpretazione, quando dice che, come è successo a Giona, che per 3 giorni e 3 notti è stato nel ventre del pesce e poi depositato per annunziare la missione di Dio a Ninive, così sarà per lui, per Cristo, che per 3 giorni e per 3 notti sarà nel ventre della terra e dopo 3 giorni risusciterà, proprio per annunziare il grande messaggio di Dio, l'amore di Dio per l'umanità. Chiaramente le suore fanno commentare con la prima cappella esattamente questo l'episodio raccontato nella prima parestia, cioè il Ragusa prende l'attimo in cui il profeta sta per annegare e sta per essere ingoiato dal pesce, quindi prende l'attimo del profeta in difficoltà. Chiaramente la prima cappella racconta la difficoltà di Cristo prima della passione, quindi l'orto degli ulivi, tutta la dimensione di difficoltà, di sofferenza prima di arrivare al punto culmine di questa realtà. La seconda colonna sottolinea il rapporto che c'è tra il grande episodio del Vecchio Testamento, l'episodio in cui Dio chiama Abramo chiedendo che Abramo sacrifichi il proprio figlio Isacco. Questa è una richiesta normale, se consideriamo i tempi, perché era normale che un capo di un popolo, per ringraziarsi alla divinità, doveva sacrificare un proprio figlio. Per questo motivo, alla fine, il capo aveva l'arem, perché doveva poter avere possibilità di sacrificare i figli alla divinità. Per cui la richiesta di Dio è una richiesta che fa riferimento ai tempi, alle culture del tempo, ma è una richiesta che vuole dare poi un risultato che resti impresso nel popolo ebraico, che cioè Dio esattamente non vuole che vengano sacrificati i figli. Sappiamo un po' qual è il racconto del Vecchio Testamento, in cui Abramo porta il figlio Isacco sul monte sta per sacrificarlo, un angelo ferma la sua mano e la voce di Dio gli dice: non deve mai sacrificare vite umane, sacrifica l'agnello che viene portato da Dio. Faccio una parentesi: in questo contesto, se noi ricordiamo la storia del popolo ebraico, mai il popolo ebraico ha sacrificato vite umane a Dio, una volta sola, quando ha rinnegato Dio e si è creato il vitello d'oro. In quella circostanza sono tornati ai costumi dell'epoca e dei popoli vicini, hanno sacrificato i giovani ebrei alla divinità. Dunque quell'episodio è fondamentalmente un fatto parabolico, perché il popolo avesse sempre in mente che Dio non vuole sacrifici di vita umana. All'interno della scultura, sempre del Ragusa, troviamo in alto già un piccolo segno, cioè una piccola croce. Vedi caso, il Dio che non vuole sacrifici di vita umana, l'unico sacrificio di un figlio che accetta è il sacrificio di Cristo per la salvezza dell'umanità. Dunque la cappella che segue è la cappella della crocifissione. Andiamo alla terza colonna, dove abbiamo 2 episodi raccontati. Nella parte alta abbiamo raccontato l'episodio che è proprio del Vangelo, l'episodio della piscina probatica. Sappiamo dal racconto evangelico che quando l'angelo scendeva sulla piscina, si muoveva l'acqua, e la prima persona ammalata che veniva buttata sull'acqua veniva guarita. Abbiamo uno storpio che non poteva lanciarsi sull'acqua, Cristo lo guarisce, gli dice: prende il tuo lettuccio e va. Evidentemente succede tutta la contestazione da parte della cultura ebraica, perché Cristo avrebbe invitato lo storpio a prendere il letto, quindi a lavorare, ed era in giorno di sabato. È chiaro che tutto questo viene indicato in contrapposizione
alla grande novità che è raccontata nella parte bassa della struttura, cioè il battesimo dell'eunuco. Si tratta di un racconto degli Atti degli Apostoli, quando il Filippo battezza lo straniero, l'eunuco. Dunque il riferimento è, intanto è l'acqua mezzo di salvezza, non solo fisica, ma mezzo di salvezza spirituale, e soprattutto, guardate che non c'è più il vincolo ebraico, ma questa salvezza è aperta a tutti gli uomini. Quindi ecco perché i due racconti messi uno sull'altro, per sottolineare la grande novità del cristianesimo, cioè che il Dio offre la salvezza a tutti gli uomini. Nella cappella seguente entriamo nella dimensione propria del convento. Noi suore che siamo qui viviamo l'esperienza fondamentale del battesimo, ma la viviamo a Palermo in un contesto di regole domenicane, per cui troviamo, non poteva essere diversamente, sull'altare la raffigurazione di San Domenico, loro sono domenicane, ma soprattutto accanto abbiamo Santa Rosalia e San Giuseppe, le due grandi devozioni dei palermitani del tempo. Quindi è proprio un Sitzileben, come direbbero i tedeschi, cioè sottolineare che loro sono domenicani, ma che sono domenicani a Palermo. È vero tutto questo, ma è vero un'altra cosa ancora in più, che da domenicane loro seguono la vita mistica di Santa Caterina da Siena. E quell'ora l'ultima colonna, che dove sembra che ci sia uno stemma, ma stemma non è, dove abbiamo il riassunto di quella che è la vita mistica indicata da Santa Caterina da Siena. Cristo è il ponte. E ci sono dei gradini, che sono i gradini della mistica, per poter attraversare il ponte che è Cristo. Sul ponte c'è una locanda, una piccola locanda, e la chiesa come locanda, perché l'uomo può trovarsi in difficoltà, può sbagliare, e in questo caso ha la possibilità di curare le sue ferite in questa locanda che è la chiesa. Se questo non si fa, si cade nel fiume e il fiume ti porta alla deriva. Il tema della locanda in definitiva è già incluso, e siamo all'altro sacramento, è già incluso nelle tre cappelle, perché come vedrete nelle tre cappelle abbiamo degli oblò, sono le sedi dei confessionili, da questa parte i sacerdoti, dall'altra parte le suore. La chiesa locanda, i sacerdoti unici che possono amministrare il sacramento del perdono. Non è possibile il perdono solo perché parlo con Dio, ma secondo appunto quello che dicevamo all'inizio, il riferimento è al sacerdote che ha il potere di poter assolvere in nome di Dio colui che è veramente pentito. Quando viviamo questa esperienza, l'esperienza del battesimo, l'esperienza della confessione quando abbiamo bisogno, e viviamo come suore, con loro come suore, la vita mistica, l'indicazione della vita mistica di Santa Caterina da Siena, ecco l'ultima parte della colonna, abbiamo il trionfo. Abbiamo gli angeli che suonano le trombe e le tombe che si aprono, no? La risurrezione di tutti. Ecco allora l'indicazione finale. Se noi viviamo questa esperienza del battesimo utilizzando Cristo come punto di riferimento per il nostro cammino, e quando abbiamo bisogno anche della locanda per poter guarire le ferite tramite il sacramento della riconciliazione, viviamo l'esperienza di Cristo, la salvezza che Cristo ci pone, e questa salvezza significa risurrezione di Cristo, significa risurrezione di noi uomini.
Ora guardiamo la parete, la parte alta di questa parete. Bene, in questa parte alta intanto abbiamo tre suore, sono tre suore sante domenicane, tutte e tre mistiche, Santa Caterina da Siena, Santa Caterina Ricci, sono le mistiche perché è la parete che fa riferimento al monastero. Sopra le suore mistiche abbiamo tre episodi che raccontano momenti della vita mistica di Santa Caterina da Siena, perché è vero che la chiesa e il convento è dedicato a Santa Caterina d'Alessandria, anche perché il convento nasce nel 1300, ancora Santa Caterina da Siena non era nata, ma quando è costruita la chiesa la vita spirituale a cui appunto fanno riferimento le domenicane è la vita spirituale indicata da Santa Caterina da Siena. Quindi là abbiamo questi riferimenti alla vita mistica di Santa Caterina da Siena. Sicuramente forse quella più indicativa è prima delle celle, la prima delle cappelle, dove abbiamo l'idea fondamentale che nella sofferenza il Signore ci aiuta, no? Il Signore è il Cireneo ed è una delle indicazioni forti della mistica di Santa Caterina da Siena. La croce diventa leggera se noi riusciamo a farla portare assieme a Cristo. È Cristo che ci solleva dalla croce, no? Dalla sofferenza, no? Su tutto questo, evidentemente, poi la parte superiore che commenta sempre questo tipo di indicazione. Come abbiamo visto, la parete racconta questo grande mistero, il mistero del battesimo, il sacramento del battesimo, il sacramento della confessione, la via mistica delle suore, la via mistica già indicata nell'esperienza di Santa Caterina da Siena. L'altro sacramento che è evidentemente sottolineato non può non essere che il sacramento dell'Eucaristia, cioè la Messa. Come vedete, l'insieme di questo immenso macchinario scenico, che non è macchinario scenico e basta, ma è proprio un macchinario di trionfo, arriva all'immensità e alla bellezza eccezionale dell'altare dove si celebra la messa. Quindi il tema di fondo è i sacramenti, battesimo, confessione, Eucaristia, sono pilastri fondamentali per la vita della Chiesa cattolica. Tutto questo, ripeto, come sottolineatura nei confronti di quello che già dicevano i protestanti, che la confessione non esisteva perché bisogna confessarsi dinanzi a Dio, la messa non ce l'hanno perché, esattamente perché non ce l'hanno i sacerdoti da questo punto di vista. Se poi notiamo il tetto, vedete che non c'è uno spazio libero, no? È pieno di sante e di beate che sono domenicane e siciliane. L'altro elemento, i santi sono intercessori presso Dio per noi ed era l'altro elemento che il mondo protestantico aveva oscurato. Quindi, come vedete, l'insieme architettonico è il trionfo dell'Eucaristia, ecco perché è così ricco, il trionfo dell'Eucaristia è il trionfo della bellezza dell'essere cristiani all'interno della Chiesa cattolica. Ecco, ora andiamo ad esaminare brevemente la parete sinistra della Chiesa. Questa è la parete che dà su Piazza Pretoria, dove c'è attualmente la sede dell'amministrazione comunale, che già c'era al tempo in cui è stata costruita la Chiesa. Anzi, c'è anche un contenzioso perché lo Stato ha tolto uno spazio di terreno alle suore per poter poi costruire il palazzo dello Stato. Quindi, comunque, questa è la parete che fa riferimento alla città, all'amministrazione. Ebbene, le suore qui ci tengono a sottolineare chi sono. Il convento di clausura di Santa Caterina d'Alessandria era fondamentalmente il convento delle nobili donne di tutta la Sicilia. Qui dico, abbiamo l'insieme di tutte le grosse famiglie che mandavano le loro figlie qui al monastero. Allora queste suore ci tengono a sottolineare che chi sono loro e quindi che ruolo hanno all'interno della società. Per questo motivo scelgono come raffigurazione tre suore domenicane, tutte figlie di re.
abbiamo un ruolo nella società. Un ruolo nella società che parte però sempre di riferimento alla grazia, ed ecco la prima colonna che con quella bellissima fontana rappresenta la grazia. Noi vogliamo avere questo ruolo all'interno della società, quella di sottolineare l'importanza del contatto con Dio che ci dà la grazia per poter gestire bene la cosa pubblica. Ecco perché la scelta è semplicemente di queste figure femminili che sono tutte suore domenicane, beate e sante. Abbiamo Giovanna del Portogallo, la figlia del re di Ungheria, proprio per indicare tutto questo. Questo finisce comunque con l'ultima colonna, dove c'è un bellissimo bassorilievo che rappresenta il martirio di Pietro Martire, San Pietro Martire. Questo è un martirio un po' particolare, perché San Pietro Martire è uno dei grandi predicatori dei Domenicani, il quale è stato martirizzato con un coltello sulla testa. Ebbene, lui prende il sangue con il dito e con il suo sangue scrive credo. Ecco allora questa raffigurazione che dà la forza della fede, ma nello stesso tempo questa forza della fede la sottolineano scegliendo uno dei grandi personaggi della storia dei Domenicani. L'altare così prezioso è esattamente per indicare l'importanza della messa da cui poi segue la presenza nell'Eucaristia. È prezioso in tutte le scelte dei tipi di marmo, ma è prezioso nella sua composizione così ricca e devo dire così particolarmente armonioso. Quando loro hanno costruito questa chiesa, hanno avuto un problema. La loro santa protettrice, Santa Caterina d'Alessandria, la cui statua, quella è del Gaggini, del grande Gaggini, la cui statua è precedente a questa chiesa ed era, come era normale, nell'altare principale. Ma dovendo riformulare, ristrutturare la chiesa secondo i principi del concilio, evidentemente l'altare principale doveva avere semplicemente il tabernacolo, quindi l'altare e il tabernacolo non poteva avere più la santa come elemento principale. Allora cosa si inventano? Si inventano questa ricchezza enorme attorno alla loro santa e ti aprono la porta sulla città, sulla gestione della città. Un altare in sostanza secondario. Secondario ma ricco, con un'apertura particolare per cui la gente che entra in chiesa dalla parte di Piazza Pretoria si trova l'altare come elemento principale, per sottolineare. Abbiamo due entrate principali. Due entrate principali con questo obiettivo, quella principale che ti sottolinea la dimensione, l'importanza del sacramento della messa e quindi dell'Eucaristia. L'altare secondario che diventa principale rispetto all'apertura sull'amministrazione, sulla città, per dire questa è la nostra patrona che noi affidiamo anche, dico, come patrona alla città. L'altare così prezioso è esattamente